Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere che cosa accadrà la prossima settimana. Potrebbe parlare di questa settimana o della prossima, quindi questo è il lasso di tempo ed è valido dal momento in cui lo guardate, quindi da adesso. Allora, andiamo a vedere un po' le energie generali, che cosa accadrà, andiamo a vedere un po' tutto. Quindi iniziamo prima di tutto con l'oracolo dei sentimenti per capire un po' come sarà, come inizia o come procede. Abbiamo l'attrazione, l'armonia, fondo del mazzo, il ritorno. Tiro fuori prima tutte le carte e poi vi dico. Vediamo. Devo ritrovare me stesso, non sono stato sincero. Qua abbiamo pulisci la tua energia, affermazioni positive, usa le tue mani, 10, 41 e 53. Abbiamo il 2 di bastoni, il 10 di denari con l'asso di bastoni. La fortuna. L'isolamento. La torre, scusate, e la chiave. Qua ne prendo una per ognuna e abbiamo, quindi iniziamo prima con gli arcani maggiori, quindi un arcano maggiore. C'è l'imperatore. Poi prendiamo le carte di corte. Oh, qua avevo lasciato degli arcani maggiori, quindi ne pesco ancora una. Ancora un arcano maggiore, eccola. Abbiamo la ruota. Il mondo a rovescio. Ok, facciamo che prendo solo questi, poi dopo nel caso prendo gli altri. Anzi, li prendo sicuramente. Abbiamo il giardino, il serpente, ok, 8 di spade con il 5 di spade. Le altre due le prendo adesso, che così vi faccio tutta la lettura senza interruzioni. Quindi prendiamo le carte di corte.
C'è un re di spade a rovescio. Un arcano minore. Mi è volato. Un due di coppe a rovescio. Ok. Allora, vediamo quindi gli avvenimenti di questa settimana o la prossima, poi per ultimo prendiamo un consiglio. Sì, qua vedo che c'è un ritorno, una riappacificazione. Probabilmente c'era stato un litigio con qualcuno, una discussione, un allontanamento, ma vedo che comunque tra di voi c'è molta attrazione, c'è alchimia, c'è... anche del benessere quando si sta bene, qualcuno di voi non è stato sincero, quindi probabilmente qualcuno con voi non è stato sincero, quindi magari ha avuto dei comportamenti che in realtà non sono reali, magari si comporta in un modo ma non è la realtà. Vedo che qualcuno deve ritrovare un po' se stesso, potresti essere tu, potrebbe essere l'altra persona. Qua ti dicono proprio di ripulire le tue energie, di ripurificarti, di cercare di essere positivo, di fare affermazioni positive, di essere più ottimista e possibilmente ti consigliano di fare lavori manuali, qualcosa che magari ti piace, magari può essere un hobby. Comunque ti dicono di usare più la tua creatività, magari anche solo nella cucina o nel pulire, nel fare costruire qualcosa, insomma di usare la tua manualità, la tua creatività e cercare di, perché magari questo ti può aiutare, magari è una cosa che a te piace, c'è una cosa che ti rilassa e quindi questo magari ti può aiutare nell'essere positivo, nell'avere idee positive, nell'avere pensieri positivi e così di poter ripulire queste energie e la tua mente, così da poter avverare i tuoi desideri. E vedo che ci saranno delle nuove proposte, ci sarà una pianificazione di qualcosa che ti piace tanto e questo riguarda proprio una stabilità familiare, una stabilità magari economica, una stabilità che ti darà proprio sicurezza, quindi vedo che ci saranno delle idee, degli inizi e una pianificazione di qualcosa di lungo termine che ti darà proprio solidità, ci saranno delle comunicazioni che ti potrebbero arrivare, che ti danno felicità, che ti danno sollievo, può essere che finalmente avrai in questa settimana o comunque la prossima delle situazioni diciamo fortunate dove ti porteranno ad uscire da uno stato di chiusura, di allontanamento, di abbandono e questa sarà proprio la chiave per farti uscire fuori da questo guscio dove per molto tempo hai avuto degli alti e bassi, sei stato molto rigido perché non si era ancora completato, non si era arrivati a una fine, vedo che c'è molta rigidità da parte di qualcuno e potrebbe essere che appunto ci possono essere stati dei disguidi, degli ostacoli, qualcosa di molto doloroso, delle tensioni molto forti, qualcosa che ha portato a sensazioni molto forti e devo dire che qualcuno ha agito male nei vostri confronti, vedo che appunto ci saranno delle comunicazioni che finalmente vi daranno delle soddisfazioni molto grandi, quindi sentirete qualcuno, magari potreste sentire qualcuno che non sentite da tempo, magari può essere invece che, e questa è la cosa che vedo più forte,
che voi avrete la vittoria su qualcosa, su qualcuno che ha provato a mettervi i bastoni tra le ruote. Vedo che probabilmente appunto qualcuno si è comportato in maniera proprio sleale nei vostri confronti, vi ha messo in una situazione di blocco, di impotenza, vi si è fatto sentire intrappolati. Ma qua vedo che finalmente l'armonia ritorna e questi alti e bassi probabilmente andranno a terminare. Voglio prendere anche una di queste carte. Sono le carte dello sciamanesimo hawaiano. E abbiamo: se ferisci qualcuno anche involontariamente, chiedi perdono e non ferirlo più. Quindi qua è chiaro che qualcuno vi ha ferito e per qualcuno di voi magari siete stati voi a ferire e quindi cerca di chiedere scusa, di non farlo più. E se qualcun altro invece ha sbagliato con voi, ed è una cosa che vedo, dovrebbe far così, però insomma io posso dire cosa potete far voi, gli altri mi auguro che lo facciano. Ecco, allora andiamo a vedere un consiglio degli oracoli per voi. No, scoperta, novità, quindi ci sarà qualcosa di nuovo, come lo vedevo qua con quel bellissimo asso di bastoni. Ci sarà qualcosa di nuovo che verrete a sapere. E bersaglio, fare centro, è qualcosa che voi desiderate molto, qualcosa che voi state desiderando probabilmente da tempo, che vedo bloccato da tempo e non siete mai riusciti ad arrivare ad una conclusione. Adesso fate una domanda, pensate attentamente. Prendiamo qual è la vostra risposta. Se è troppo difficile, forse non fa per te. Qua ti stimola anche ad essere, che è vero, le difficoltà ci sono, però magari ti dice, ma è troppo difficile, ma è impossibile, ma non ce la posso fare. Vuol dire che forse questa cosa non fa per te. Allora, quindi uno potrebbe dire, potrebbe essere, impegnati prima di dire che è troppo difficile, cioè se il tuo obiettivo è così forte non è forse così difficile. E poi in un altro senso, il primo senso direi di questa frase, che se una cosa vedi che ci stai mettendo troppo impegno ma non ti porta a quello in modo facile, probabilmente perché quella non è la strada giusta, non è il modo giusto o non è semplicemente la cosa giusta. Quindi questo è tutto. Se hai guardato fino a qui, lasciami un bel cuoricino arancione. Se lo farai, ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto, lasciami un like e condividi il video. E se non sei ancora iscritto, ti invito ad iscriverti alla mia pagina e cliccare la campanella. E ti offrirò una domanda gratuita che puoi farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok oppure per email, e sarai aggiornato sui prossimi video che carico. Io ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.